Benevento Cammina, il progetto di Claudia Magà, presidente dell'SD Camminatori Sportivi Magà Benevento, è andato oltre ogni previsione. Alla passeggiata sportiva di 7 km hanno partecipato oltre 400 persone che, approfittando anche di una bellissima giornata estiva, dopo lo start in Piazza Castello, affidato al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno attraversato Viale degli Atlantici, Viale Mellusi, Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Via Posillipo, Portarsa, Calata Olivella, per poi risalire lungo Corso Garibaldi fino al traguardo in Piazza Castello. Tutti sorridenti all'arrivo e felici di aver vissuto un'emozionante giornata fatta di valori sportivi, amicizia, di benefici psicofisici. Un mix vincente che l'organizzatrice Claudia Magà, il suo vice Mario Grimieri ed il loro team provano a trasferire a tutti coloro che nel corso degli ultimi anni si sono uniti a questo progetto. Complimenti allo speaker Gennarino Varrella, super podista, che ha saputo vivacizzare ulteriormente l'evento sportivo, e alla Fava. TV7 ha realizzato un ampio speciale che sarà trasmesso in sintesi nei TG e successivamente nel corso della programmazione giornaliera e dei canali social. Complimenti ed appuntamento al prossimo anno con Benevento Cammina 2024. È stata una giornata vincente, detto bene, felici, tanti sorrisi, ed era quello che volevo vedere. C'è stata questa grossa partecipazione inaspettata, ma soprattutto, ripeto, la felicità di queste persone di essere qui. E questo è il successo, questa è una grande vittoria. È vero, Claudio, perché tu hai creduto in questo evento e, come dicevamo nella precedente intervista, hai fatto tutta una serie di tappe che poi ti hanno portato ad ottenere questo bel risultato. Sì. Un bel risultato che possa essere da sprone per tante persone che, vedendo queste immagini, magari si avvicineranno poi a questo discorso della passeggiata. Ma sì, camminare, ripeto, lo dico sempre, è un gesto, è il nostro gesto naturale, quindi è un modo di fare attività sportiva in maniera naturale, semplice, allo stesso tempo si ottengono dei risultati meravigliosi, soprattutto a livello psicologico. Per questo oggi sorridono tutti. Senti, Claudia, che camminare fa veramente bene. Prima di salutarci e di far calare il sipario su questa edizione, sappiamo che se ne sarà per aprire, però su tante altre iniziative di cui poi parleremo nelle prossime settimane. Sicuramente ci ritorneremo, tante iniziative, soprattutto di trekking, di hiking, conoscenza del territorio è molto importante, ma soprattutto conoscenza della nostra città, perché purtroppo devo dire che molti di noi non conosciamo la nostra città, che è bellissima, e tanta storia, quindi ci occuperemo anche di questo. Va bene, grazie a te, grazie a te, grazie a tutti, grazie Benevento. 3 giorni al termine del tavolo tecnico politico che si è svolto a Palazzo Mosti si è deciso che, a causa di infiltrazione d'acqua nei cassoni contenenti sabbia nella parte centrale del ponte Morandi, ponte San Nicola che collega il centro della città di Benevento con contrada a Capodimonte, si procederà all'interdizione completa al traffico per effettuare lavori di messa in sicurezza dell'importante struttura ed in particolare sui cassoni centrali in calcestruzzo armato precompresso. La chiusura determinerà chiaramente più di qualche disagio ai cittadini. Per questo i lavori dovrebbero iniziare immediatamente per tentare di sfruttare al massimo il periodo di chiusura delle scuole. Io ho fatto già un primo consulto con i tecnici, ma non so tanti tecnici alcuni, anche quelli che universitari che già si sono dedicati alla struttura del ponte. E purtroppo la situazione non è buona, cioè nel senso dobbiamo farlo il più presto possibile e vedere di intervenire magari utilizzando l'estate. Perché se non c'è questo, diciamo, elemento che possa riuscire a ristrutturare il ponte, rischia di non averlo più vita da torturante. Si tenga conto che il ponte è lo stesso fatto, quello di Genova, che è caduto, anche qua ci stanno notevoli infiltrazioni, quelle che mi dicono, però aspetto i riscontri ufficiali, il referto che mi hanno fatto, e dopodiché si deciderà assieme. Però insomma voglio dire che ci sarà un po' di sacrificio a fare, ma la sicurezza delle persone, la salute delle persone, di tutti i cittadini sta ancora a me, e quindi bisogna ottemperare a questa eventuale disposizione di precauzione. Quindi lavori che partiranno subito, approfittando anche della pausa. Già sono partiti, la ditta già c'è. Solo che stiamo tentando con la ditta di valutare se ad esempio c'è soltanto possibilità di una, che le persone fisiche possono passare, okay, con uno spazio molto ristretto, però questo è tutto da valutare, perché insomma
non si riesce più neppure a fare i medagli che sono un passo di mezzi più pesanti, fanno quelli più leggeri. Nemmeno senza alternato, nemmeno senza alternato. Il fatto delle chiocce così forti che sono verificate può rischiarsi anche a un certo punto che insomma salta tutto in aria, quindi non vorrei che insomma si sia una tragedia, quindi è giusto prevenire in maniera intelligente insomma per quello che bisogna fare. Quindi la salute, la sicurezza dei cittadini viene prima ogni altra cosa, quindi su questo poi vedremo come indirizzare il traffico se va abbastanza bene, ma questo viene dopo. Ok, quindi nemmeno il senso alternato viene preso in considerazione? No. Ok, perfetto, ok. Andrebbe benissimo, però sono loro che decidono, in questo caso qua. La sicurezza. No, non è la mia terapia, non è una terapia politica, è una terapia tecnica, qui bisogna ottemperare. Come tradizione vuole, domenica anche la Chiesa Beneventana ha celebrato la solennità del corpo e del sangue del Signore, il Corpus Domini. L'Eucarestia è un sacramento di unità. In quel giorno è stato dato il via ad un segno visibile di unità della comunità cittadina. Non sono state celebrate le messe vespertine nelle chiese parrocchiali e nelle rettorie. L'unica Eucaristia è andata in scena nella cattedrale, presieduta dall'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, e concelebrata da tutti i sacerdoti residenti in città, diocesani e religiosi, assistita dai diaconi. Hanno gremito il Duomo di Benevento, i credenti, in particolar modo i religiosi e le religiose, i ministri straordinari dell'Eucaristia, gli operatori pastorali, i membri delle associazioni, i fanciulli che nell'anno ricevono la prima comunione. Dopo la celebrazione, la processione ha rispettato le linee guida dell'importante evento religioso, snodandosi per le vie del centro cittadino per poi terminare nella villa comunale per un momento di adorazione e la benedizione eucaristica. Sarà il vincitore del David di Donatello, Stefano Bollani, ad aprire la prossima edizione del BCT Music, un imperdibile appuntamento fissato con l'Orchestra Filarmonica di Benevento al Teatro Romano per il 10 luglio. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Nicolò Jacopo Suppa. Benevento, Lipari, Ventotene, sulle tracce di confinati e sorvegliati sotto il fascismo. Questo è il progetto realizzato dagli alunni dell'Istituto Vetrone, condensato nel titolo Resistenti alla dittatura e presentato presso l'Archivio di Stato. Per capire da vicino la problematica storica, i ragazzi si sono recati a Ventotene nell'aprile scorso, hanno studiato e disegnato la mappa del carcere di Santo Stefano, hanno ripercorso le vicende di Sandro Pertini, Umberto Terracini e di alcuni resistenti sanniti. Sull'isola famosa per il manifesto per un'Europa libera e unita furono confinati più di 1000 antifascisti. Tra i nomi più noti ci sono Pertini, Terracini e Mauro Scoccimarro. La Galleria di Arte Contemporanea Apis Plus di Benevento ha inaugurato Corpo Celeste, la nuova mostra del fotografo sannite Enrico Baldini, curata da Tarin Ferrentino, che presenta una personale geografia della Dormiente del Sannio, una narrazione per immagini del noto profilo del massiccio del Taburno Camposauro, un diario intimo e al tempo stesso di tutti quello scritto con la luce da Enrico Baldini, in mostra a Benevento fino al 10 settembre presso lo spazio Outsider di via Torre della Catena numero 64. Nella cornice dell'allestimento dell'architetto Ferrentino, avvolti dall'installazione sonora di Giulio Vetrone. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joer Design Saloon ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020@libero.it o telefona allo 0824 0451 68 o ancora contattaci al 342 52 74 535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi. Ti aspettiamo. Così come lo scorso anno, la Campania ha intercettato da sola il 23% delle risorse complessive destinate al Fondo di Solidarietà Comunale 2023 per potenziare gli asili nido di 5.099 comuni di 17 regioni italiane. A rivelarlo sono i dati diffusi dal Ministero dell'Interno e analizzati dal Centro Studi Enti Locali in un dossier realizzato per Adn Kronos.
La fetta più importante di questi 44,7 milioni è andata al capoluogo di regione. Napoli, con poco meno di 5,8 milioni di euro, è infatti il comune che ha ottenuto in assoluto i trasferimenti più ingenti. Con queste risorse il comune dovrà impegnarsi a creare 756 posti aggiuntivi nei propri asili nido. Se mancasse questo obiettivo, scatterebbe la revoca dei trasferimenti. Lunedì 12 giugno si riuniscono i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea per discutere il terzo testo di compromesso su Euro 7, che prevede di ritardare di 3 anni l'entrata in vigore delle nuove norme anti-inquinamento da CO2 rispetto alla data proposta dalla Commissione del luglio 2025, con un'ulteriore dilatazione per i veicoli di maggiore dimensione come i grandi furgoni o i camion, per i quali si parla di 5 anni in più. Insomma, per questi veicoli si arriverebbe al 2030. È la bozza di discussione che non agisce solo sui tempi, ma anche sul merito della questione, che rischia di avere gravi ripercussioni economiche e sociali collaterali dopo la decisione approvata dal Parlamento europeo, che stabilisce la fine della produzione di auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Una scelta scellerata dell'ASL di Benevento, riporta la Sanità, ammesso che ci sia stata per il passato una politica sanitaria adeguata, all'anno zero nel Fortore. L'ambulanza del 118 senza medico a bordo, con decisioni di percorso demandate al personale infermieristico, costituisce l'ultima stortura del servizio sanitario del Fortore. Così in una nota la Lega Sannita. È facile immaginare cosa possa accadere allorquando sono richiesti interventi urgenti e tempestivi per patologie che necessitano di un intervento medico immediato. La Sanità Sannita, oramai una malata terminale, continuano in una nota Bocchino, Martini e Colatruglio della Lega Valfortore. Quel poco che rimane sopravvive grazie all'abnegazione di medici e del personale sanitario, l'incapacità gestionale nei fatti tra ritardi biblici nelle visite specialistiche, pazienti sistemati sulle barelle, stop ai ricoveri negli ospedali, tetti di spesa per le prestazioni sanitarie subito esauriti. La Lega a fianco del popolo sannita non farà sconti a nessuno. Sei Sagno, il secondo Innovation Hub di Sei Ventures con sede a Benevento, ha aperto le porte. Esattamente come Incubatore 6 su Avellino, anche Sei Sagno inizierà la propria attività come spazio di confronto e supporto, svolgendo principalmente il ruolo di facilitatore e di attore fondamentale per la nascita di nuove imprese nel territorio sannita attraverso la formazione in tutte le sue forme, portando assistenza a tutto tondo alle imprese e alle start-up, cercando di far fronte a qualsiasi necessità di supporto con il proprio team e con il proprio network. Sei Ventures guarderà con entusiasmo al futuro, continuando a costruire ponti tra i talenti e le opportunità, promuovendo l'innovazione e il rafforzamento del panorama imprenditoriale nelle aree interne d'Italia. Il nostro hub, finalmente, dopo averlo annunciato e dopo un po' di ritardo, siamo riusciti a farlo vedere, ad aprirlo. Oggi è un evento a porte chiuse. È un evento dove noi abbiamo tenuto a invitare tutti gli investitori e soci della Holding Sei Venture, tutto l'ecosistema che a Benevento, come sai, da 10 anni stimoliamo e consolidiamo. Abbiamo quindi sia presenza delle scuole, ma anche Giustino Fortunato e Unisannio, che sono presenti qui con noi. Abbiamo investitori non solo sanniti, ma sono venuti alle Marche, dal Piemonte, dalla Lombardia, perché interessati al nostro progetto globale. Ma il nostro progetto che cos'è? Il nostro progetto è uno spazio. Questo qui, 200 metri quadri a disposizione, aperto H24, 7 giorni su 7. Ma non è solo uno spazio fisico, è uno spazio dove possiamo concentrare tutto quello che negli ultimi 10 anni abbiamo messo in campo. Quindi uno spazio dove chi ha un'idea, chi ha voglia di collaborare, chi ha voglia di contribuire, può fisicamente recarsi e dialogare. Dall'altra parte noi ci attiviamo in prima persona ad animarlo, questo spazio. L'evento di oggi è una prima di questa animazione. Non è una pitch competition, non è una gara a chi ha l'idea più bella o più brava, ma è una presentazione delle competenze e delle idee del nostro territorio, a chi nel nostro territorio ci vive e a chi, continuando a lamentarsi che non c'è mai niente e non si fa mai niente, stiamo dando la possibilità di scendere in campo. Lunedì 12 giugno sarà in edicola, come sempre, il Sannio Quotidiano con la musica Benevento I Protagonisti, l'originale rubrica ideata e curata dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale che questa volta accende le sue luci sul fisarmonicista Cosimo Cataudo, convinto assertore della musica romagnola e del tango argentino. Appuntamento a lunedì 12 giugno in edicola con il Sannio Quotidiano. Ritorna la musica Benevento I Protagonisti.
Da oltre un secolo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento è al tuo fianco nei momenti più belli. In Viale Principe di Napoli 123 a Benevento. Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. La tradizione si rinnova. Continua incessante il lavoro del nuovo direttore tecnico del Benevento Calcio, Marcello Carli. La strategia è quella di costruire un roster caratterizzato da giovani promettenti e calciatori esperti di categoria. In linea prioritaria, ricordiamo, vi sono le cessioni e l'adeguamento del Monte Ingaggi. Gli osservatori che fanno parte dello staff del direttore tecnico Carli stanno seguendo in maniera puntuale, con grande interesse, almeno una decina di giovani da sottoporre all'attenzione anche dell'allenatore Andreoletti, che avrà a disposizione per il ritiro di Roma anche giocatori già tesserati con il Benevento come Carfora, Nunziante, entrambi nazionali di categoria. Alla cestistica Benevento è riuscita l'impresa nella gara 3 di superare il Caserta per il risultato di 54-52, conquistando così la promozione in Serie B2. Un finale incandescente suggellato da un tiro da 3 all'ultimo secondo della gara di Stefan Spasojevic, che ha spalancato le porte della promozione alla squadra allenata da coach Adolfo Parrillo dopo la deludente sconfitta in prima battuta qualche settimana fa con il Marigliano, dove i cestisti sanniti avrebbero meritato qualcosa in più. Al suono della sirena, l'esplosione di gioia dei numerosissimi spettatori che sono tornati nuovamente a gremire il Pala Tedeschi, scenario di grandissimi eventi cestistici negli anni 90. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.